Hi guys, sono Fulish e bentornati in un nuovo video, quest'oggi in compagnia di Pio. Ciao ragazzi. Non so se ve lo ricordate, ma c'è già stato in un video, uno dei primi video che abbiamo fatto. Abbastanza stupido, ignorante. Era la prima volta che facevo un pack opening, tipo. Quindi se andate a vederlo, il mio primo pack opening, c'è anche lui, c'era anche un altro che è ancora più stupido. Che è ancora più stupido, non l'abbiamo più voluto perché era veramente troppo ignorante. Infatti oggi siamo qui con Pietro perché Pietro tifa per l'Inter. Anche lui ha dei difetti, nonostante gli voglia abbastanza bene. E andiamo a fare il vlog sul calciomercato dell'Inter, quindi abbiamo chiamato un esperto. Cioè, partiamo subito dalla porta. Si è fatto il nome di Antonio Mirante. Spiegami un po' perché. Cioè, secondo te perché si perché doveva. Mirante. Perché Andanovic doveva andare via. Doveva andare via perché non contento. Che un rompibaroni Andanovic, diciamolo. No, perché comunque lì lui si aspettava di far Champions, insomma. Secondo me è dato fastidio anche il fatto di non aver fatto l'Europa League quest'anno. Ci può essere. A mio parere. Quindi comunque è stata l'unica competizione, quindi ha fatto questo nome, poi alla fine l'anno invece ha rinnovato. E quindi non c'era più bisogno di Mirante. Diciamolo, oggi è il 30 di giugno, quindi quando voi vedrete il video sarà passato un anno praticamente. Oggi Mirante sta firmando con il Bologna, e quindi per cui, con tutta probabilità, sarà del Bologna e all'Inter. Non c'entrerà nulla. Come terzino destro all'Inter, diciamo che come terzini ne parlavamo l'altro giorno, non siamo messi benissimo. No, a mio parere no. Ce ne sono quattro in rosa che però non soddisfano le aspettative, non sempre il numero, cioè la qualità manca comunque, quindi sei andato a prendere Montoya. Che dimmi un po', non so, lo conosci io sinceramente. Non troppo. Neanch'io, infatti. Non troppo, spero che comunque faccia bene, tra l'altro farà le due visite mediche a giorni. Quindi di solito gli scarti di Barcellona e Real Madrid in Italia e negli altri campionati poco fanno bene, insomma. Quindi che faccia bene. Ti auguri, è un prestito biennale, quindi ti auguri che Montoya alla fine possa essere quello che manca sulla destra dell'Inter. Assolutamente. Questo signorino immagino che ne avrai da parlare, ne avrai da dire finché vuoi, quindi prego. Ha firmato oggi. Esattamente, oggi è 30 luglio, oggi è 30 giugno. Ha fatto le visite mediche e sta firmando, quindi, se non l'ha già fatto, quindi è nostro. Se possiamo fermare. 4 anni direi di contratto, bel giocatore, alla sua età, perché comunque è un giocatore di 31 anni, però... Non vuol dire perché servono anche quelli lì. Perché la Champions hanno vinto con un Borussia che erano più di 30 anni. Ce n'erano pochi giovani in quella Champions lì. Quindi... E comunque penso che nel pacchetto arretrato difensivo dell'Inter a livello di difensore centrali sia il più forte, se non il più esperto sicuramente, ma anche ci voleva assolutamente quello che porta più sicurezza al reparto. Altro difensore centrale di cui si è parlato tanto, questo di Benatia. Benatia, che continuano a inserirlo un po' dappertutto, c'era anche nel video della Juve. Non credo. Sarà difficile strappare un Bayern, almeno sta quest'anno, perché non si sa mai. Costa tanto. Le vie del mercato sono infinite, però penso che l'Inter, a livello anche numerico, non solo di qualità, proprio a livello di quantità, dietro sia a posto con l'arrivo di Miranda, con l'arrivo dell'altro giovane Murillo che è stato preso a gennaio. Tra l'altro sta facendo benissimo nella Coppa America. Ecco, quindi è un altro incentivo a dire Benatia per quest'anno, grazie, ma siamo a posto. Direi di no. Il mitico Ervin Zukanovic. Che personalmente, pur essendo in Serie A, non conosco proprio. Io invece l'ho seguito un po' perché al fantacalcio mi intrigava, in un fantacalcio l'ho preso, ha fatto anche un gol su punizione, quindi piedi vellutati, piedi fatati. Oh. Adesso, giocava nel Chievo, non giocava in una realtà così grossa, però è sempre stato il meno peggio. Può essere una prospettiva, tra l'altro... È un 87, sì, non è giovanissimo, però è nel pieno della sua, cioè per fare il terzino, per fare il suo compitino, c'è solo la Serie A, un po' di turnover, magari. C'è l'Ambrosio. Esatto, quindi qualche partita la può fare anche Zukanovic, probabilmente. Sì. E qui si sprecano parole, quindi io guarda, abbasso le mani, prego, parlane tu. Qui era ora. Allora, per tanti motivi ci voleva un giocatore così, ci voleva perché tra l'altro dal momento che l'abbiamo acquistato tipo in 3 giorni abbiamo fatto una roba come 3-4 mila abbonamenti e chissà il perché. Ci voleva da entusiasmo, a parte tutto speriamo che dia quello per cui è stato pagato. In realtà sono girato un sacco di prezzi, di voci, certo. Spesso sbagliate. Il sito dell'Inter, io adesso non ne ho la conferma ufficiale, ha dato delle cifre? Abbiamo dato, le cifre sono 30 milioni di euro. Più bonus. Sono 30 milioni di euro più bonus legati a Champions, Scudetti, cose varie, fino ad arrivare a un massimo di 35. Ok, quindi 30 subito. 35. Quindi l'azionato comunque in più in due anni. Pensavo di più. Secondo me 2 anni. Una domanda così a bruciapelo. Avete preso Kongo Mbia, che è un giocatore che gioca prevalentemente davanti alla difesa.
in quel ruolo quest'anno ha giocato, e devo dire anche bene, Gary Medel, forse è stato uno dei meno peggio nell'annata dell'Inter. Come si posiziona con Dombia? Come si posiziona Medel? Cosa fanno? Non so, i centrocampisti davanti alla difesa, dici? Non so, perché tra l'altro Medel sta facendo benissimo. Benissimo col Cile, il finale. Me lo sono chiesto anch'io, secondo me non giocherà Medel. Perché nel Cile Medel gioca difensore centrale. Però abbiamo detto che abbiamo preso Murillo, è Miranda, quindi la difesa è abbastanza, per una sola competizione, oltre va bene la Coppa Italia, ci sono tantissimi giocatori che possono riprire quei ruoli, quindi sarà interessante vedere Mancini. Ma il centrocampo è un po' il problema. Io invece, in senso, certo, perché c'era poca giocatori. Qualità, c'era poca qualità e troppi giocatori, però io non escludo la possibilità di giocare con due centrocampisti dighe, con Dombia e Medel, possibile, per far poi giocare, diciamo, che però con Dombia è molto bravo anche a impostare con i piedi, cioè, sicuramente più di Medel, certo, perché Medel quello è più, insomma, più è carino, sì, ecco, sì, quindi, sì, certo, quello... Quindi sarà interessante vedere come verranno posizionati questi giocatori in campo. Giannelli, io non avevo idea, si chiama proprio Giannelli Imbula, un altro nome caldissimo in queste ore di mercato, in questi primi mesi di mercato, prime settimane di mercato, però sappiamo che lui ha detto no grazie, io vado al Porto. Mi sarebbe piaciuto. Imbula, due giovani, due francesi, due dighe, perché sono entrambi due giocatori così. Tra l'altro, Marsiglia ha telefonato all'Inter, dicendo guarda che è arrivata questa offerta del Porto. L'Inter gli ha detto guarda, se il giocatore vuole, la nostra offerta è ancora valida. Altre aste, come è successo a Mondombia, non ne facciamo. Ma poi io, secondo me, l'Inter ha fatto il ragionamento giusto, nel senso, se un giocatore dice voglio andare al Porto, è perché vuole andare al Porto, magari perché gioca la Champions. Non è che poi io lo inseguo, se lui voleva venire all'Inter e aveva la motivazione per giocare nell'Inter, bene, cioè io non è che devo andare a inseguire uno perché deve venire a giocare da me. Pipe Melo de Carvalho, e questo è uno dei miei vecchi pallini, io lo conosco bene, però non ne parlo, quindi Pietro, prego, a te. A quanto pare è un pallino di Mancini. Sì. Perché l'idea del 10 è il rigorista, vuole proprio bene, mi vuole. In Turchia. A me personalmente non ha mai fatto troppo impazzire come giocatore. Beh, il primo anno a Firenze è spettacolare, poi basta, però il primo anno a Firenze è spettacolare. Sì, discontinuo. Troppo. Però è sempre il discorso, perché l'Inter continua a cercare dei giocatori così muscolari, così poco tecnici, che recuperano molti palloni? Cioè, già c'è Medel, secondo me. Credo che verrà solo nel caso si faccia qualcuno affare, nel senso che se non si strapagherà, non ha troppo senso farlo, secondo anche me. Perché, anche perché c'è Guarino. Parliamo di numeri proprio del centrocampo dell'Inter, secondo me è qua la chiave per capire come giocherà l'Inter il prossimo anno. Ne avete davvero tanti in rosa, va bene. Kuzmanovic oggi è andato via, è stato ceduto. Kovacic cosa fa? Resta Kovacic, viene venduto. Brozovic, un altro nome. Siamo lì, siamo Kovacic, Shaqiri, Hernanes, che gioca tutti e tre nello stesso punto. Uno di quei tre deve andare via per forza. Certo, perché giochi solo con Rombo e deve fare il vertice alto. Non vorrei andasse via Kovacic, perché il famoso Save Kovacic è l'hashtag che sta spopolando in rete. Assolutamente, no, c'è cioè un ragazzo 94, gli darei ancora fiducia, cioè può crescere. Però iniziano a essere davvero tanti, se ci pensi, perché va bene, con Dombia, Medel, Kovacic, Hernanes, Guarin, Shaqiri, se adesso si fa cercare Pipe Melo sono 7 centrocampisti. Come vai a giocare? Perché probabilmente a Mancini quelli che ci sono non gli vanno bene, o comunque non gli vanno bene nelle sue idee di gioco. Però quindi vuol dire che hai due giocatori per reparto in una sola competizione, secondo me anche numericamente sono tanti. Quindi sono tanti. Bisogna vedere, Shaqiri si è obbligato a riscattarlo perché era questo l'accordo che è stato fatto sul Bayer. Shaqiri infatti con il Bayer. Però si è anche detto noi siamo obbligati a riscattarlo, ma non c'è scritto che siamo obbligati a tenerlo. Cioè noi si può anche possiamo venderlo. E certo, anche venderlo. Sì, per me non ha senso farlo. No. Cioè nel senso l'hai appena preso, anche lui è comunque un giocatore di prospettiva, può diventare forte e farlo giocare. Peccato che poi oscuri Kovacic in questo modo. Il problema è anche un altro. Mi faccio anche una domanda. Hernanes dove gioca? Hernanes è stato veramente forte nell'ultimo periodo. È stato proprio salvato. È stato l'uomo in più dell'Inter nel periodo. Proprio salvato. Lo dai via per tanto. Cioè, non puoi regalarlo. Torniamo sempre lì. Come giocherà l'Inter il prossimo anno? Cioè, va bene, Kovacic e Hernanes possono fare quella casella, possono fare la mezzala, possono fare il trequartista. Ma Kovacic non si è ancora ben capito. Sì, però secondo me il suo ruolo... più è vicino alla porta meglio fa, perché c'ha il passo, la progressione, la tecnica. Sì. Però veramente... invece Shaqiri può fare anche l'esterno d'attacco. Jovetic, un altro nome forte, perché... Non lo considero vice di Icardi, cioè... Sono due giocatori diversi. Potrebbe essere, insomma,
lui e Palacio. I vice Icardi entrambi? Magari giocare con Jovetic e Icardi. Quindi un attacco a due. Un attacco a due che Jovetic può anche fare un esterno, può fare anche una cosa... E l'altro esterno chi è? E l'altro esterno si va a comprare. Ah, quindi altri nomi, altri investimenti? Io credo che Jovetic non arriverà. Secondo me non prenderemo Jovetic. Che perché costa tanto Jovetic. Infatti, Jovetic secondo me non arriverà. Si sta parlando... Gianluca Di Marzio, perché fedelissimo di Gianluca Di Marzio, assolutamente. Di questa apertura da parte del Chelsea di Cuadrado, per Cuadrado, certo, che ce l'abbiamo in grafica. Ma secondo te il modulo dell'Inter prossimo anno quale sarà? Perché il giocatore mi sono fatto più idee, nel senso che ci può stare anche il trequartista con le due punte, quindi quello che può essere punto, Icardi Palacio con uno dietro. Icardi Palacio, Icardi Jovetic. Icardi Jovetic, certo. Sì. Con uno dietro. Può essere anche invece le due ali. Con Icardi in mezzo. Con Icardi in mezzo. Icardi, beh, ovviamente. Icardi imprescindibile, però io vorrei fare un appunto. Palacio, l'unico anno che è andato male è stato l'anno scorso. Palacio, noi ricordiamocelo, cioè io almeno me lo ricordo, ha sempre fatto grandissime cose, sia dal Genoa che all'Inter. Mi sembra. Palacio ha fatto bene gli ultimi due mesi quest'anno. Mi sembra stupido screditarlo subito a priori e dire: guarda, Palacio non sarà titolare. Infatti, non si sta parlando neanche. Mancini credo che questo lo sappia. Non si sta parlando troppo di attaccante in sé, ecco, si sta parlando tanto di quello che può essere. Perché l'Inter ne ha veramente pochi di attaccanti. È vero, però. Riccardi e Palacio e fine. Cioè, quindi, tra l'altro, mi hanno dato buona storia via. È per quello che io me le immagino con due centrocampisti più tre trequartisti. Quindi un trequartista e due ali, tre trequartisti e una punta. Palacio ha fatto l'esterno per tanto tempo quest'anno, certo non è il suo ruolo, può fare il vice Icardi, proprio Palacio, sì. Poi avrebbe senso poi tenere Icardi, Hernanes, Kovacic e poi andare appunto a parlare di altri due esterni come Cuadrado. Che il Chelsea ha dato l'apertura e sappiamo tutti, ce lo conosciamo, in Italia ha fatto quello che ha fatto benissimo. Sarei tanto contento, anche qua bisogna vedere le cifre però di questa cosa. Beh, diciamo che a Londra avete un alleato che è abbastanza forte. Ovviamente, si è parlato però di obbligo, quindi prestito. Con obbligo di riscatto, certo. Anche lì secondo me non credo meno di 30. O comunque certo, anche 25 con bonus 30. Le cifre sono state queste pagate a gennaio, cioè stiamo parlando di 6 mesi fa. È stupido che il Chelsea poi dica va bene te lo regalo, nonostante Mourinho in panchina. Però sicuramente questo è un giocatore che ti cambia la squadra. Da una squadra mediocre, Cuadrado e Icardi in attacco, diventi... Al di là della difesa, sì, che l'hai puntellata con Miranda, hai preso con Dombia, ci sono quattro acquisti questi qua, con trattenere Icardi. Faccio un'idea un po' dell'immagine con magari anche Cuadrado. Figa, diventa una formazione di tutto rispetto. Diventa veramente una bella squadra. E ripeto, considerando che è solo una competizione, solo il campionato, è importante. In cui però sei obbligato, ad arrivare almeno nelle prime tre. Perché? Non sei obbligato. Perché anche perché se fai degli sforzi così economici, Miranda con Dombia e Cuadrado, e mantieni Icardi e mantieni Handanovic, vuol dire che per forza nei primi tre la Champions la devi fare il prossimo anno. Per forza. Ultimo nome è questo qua, anche lui l'abbiamo visto per 6 mesi in Italia, fenomeno. Oggi, 30 giugno, è l'ultimo giorno di prestito dal Chelsea alla Fiorentina, quindi oggi Salah dovrà dire io accetto l'offerta alla Fiorentina o meno. È un altro nome caldo perché il Chelsea credo lo darà via, insomma, non è che fino a pochi giorni fa che ero quasi sicuro che arrivasse Salah. Invece adesso la sensazione è diversa. Sono quasi sicuro che non arriverà Salah, anche perché la Fiorentina ha pareggiato la nostra offerta. Certo. E lui resterà alla Fiorentina, credo proprio, immagino. Allora, se Salah rimane alla Fiorentina, c'è anche caso che Cuadrado non si muova, insomma. Proprio per un discorso di numeri del Chelsea, quindi sarà interessante anche questo. E bisogna capire anche il Chelsea che mosse può fare, perché in entrata al Chelsea sicuramente va a comprare uno da 100 milioni, perché Abramovic e Mourinho non stanno fermi. Purtroppo la Premier non è la Serie A, per cui finché ci sono gli sceicchi dietro le squadre siamo messi così, noi prendiamo gli scarti che spesso fanno meglio dei giocatori che poi si tengano loro. Sarà per dire mai giocato al Chelsea, esattamente, ha fatto fenomeno, ha trascinato la Fiorentina fino in semifinale di Europa League, quindi non sempre lo scarto vuol dire che è peggio, assolutamente. Quindi noi adesso uno a caso, quindi proprio per questo ho voluto far passare questo tempo
Oggi 30 di giugno, 21 luglio quando uscirà il video, perché l'hai detto tu, fino a pochi giorni fa era Salah, oggi è Quadrado. Sì, vediamo nel tempo come passa questa cosa. Anche perché fino a 3 giorni fa il gol era nostro. Ecco. Era proprio nostro, poi non è... Ma tanti casi, tipo con Dombia al Milan, per dire un'altra, cioè Jackson Martinez, quindi... Sì. Il mercato, io finché non vedo il giocatore che ha firmato... 3, 4 settembre. Non ci credo. Sì, dovrebbe chiudersi i primi di settembre. Fino a... E dopo ci ritroveremo con Pietro qui, faremo il video sull'Inter che sarà effettivamente quella che è stata. E com'è, secondo me, andrà poi a giocare. E com'è si andrà a giocare, quello che ci si aspetta dal campionato. Quindi noi salutiamo Pietro, lo ringraziamo per essere venuti qua questi 20 minuti che gli abbiamo rubato del suo tempo prezioso. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al canale, qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che è molto presto. Ciao ragazzi. Ciao. Dritto per dritto. Io. Ehi, fermo, stop, ragioniamo. Che cosa stai facendo? Come? Davvero? Allora era proprio come pensavo. Io non posso sicuramente obbligarti a farlo, ma se clicchi su questo video riuscirai finalmente a iscriverti al mio canale e non perdere nemmeno uno dei miei prossimi video, o anche di quelli vecchi. A proposito di video vecchi, qui sotto trovi la miniatura del mio ultimo video caricato. Se non l'hai ancora vista, clicca anche su di lei. Cosa stai aspettando? Hai un sacco di tempo da recuperare. Stay hungry, stay foolish. Io non vorrei che... Kovacic, vuoi salvare Kovacic, il famoso save Kovacic hashtag che... Allora, rifacciamo. Rifallo, io...